Chiacchiero fatturato, io sono Alex Ghibellini. Facciamo partire il computer con le sue, diciamo, come noi, e facciamo fare al signor Google Translate. Buonasera, signori e signori, voglio il grande onore di introdurre l'oratore di questo secondo intervento dal titolo L'obiettivo di un chatbot qual è veramente? Chiacchierare o aumentare il fatturato? Vi informo che l'intervento durerà circa 20 minuti, quindi sarà sufficiente un'anestesia locale. Ma veniamo alle cose serie, con l'intenzione di rendere fruibile ad un numero maggiore di utenti le proprie competenze. Ma cosciente di non essere un fulmine di guerra, i suoi affezionati clienti lo chiamano consulente. Nel 2018 si avvicina al mondo della comunicazione automatizzata. E proprio per sviluppare questo ambito inizia ad interessarsi di AI e chatbot. È disponibile per gli autografi e i selfie solo dietro compenso, ma accetta anche pagamenti in natura. Vi prego di accogliere con un caloroso applauso Alex Ghibellini, alias Guelfo Alexander Ghibellini. Il signor Google Translate è per me una signora che io frequento tantissimo. Compagna peruviana, parlo quattro lingue, non parlo lo spagnolo, per cui per me è essenziale farmi capire correttamente, e a volte gli strumenti che ci vengono messi a disposizione creano grossi problemi in famiglia. Per cui iniziamo a parlare del fatto che io sono un utente, non un programmatore. Gli ultimi 10 minuti di cui voi avete parlato non capivo niente. Siete delle ottime risorse per i miei clienti, tramite me, però bisognerà prima che mi diate qualche informazione, soprattutto voi due, perché poi vedrete che ho fatto anche una piccola chicca, sapendo che da parte qua ho speso ben per qualche d'ora oggi per creare un bot che non funziona. Il signor Giorgio Sidari è presente qua? No, è malato e giustificato. Va bene, non importa, lo ringrazio. Me l'ha scritto. E cioè, è ovviamente una persona che rispetto, e giustamente ha posto la questione, vedendo che io sono un po' fuori dalle righe, me ne vanto. Mi chiamo Guelfo Alexander Ghibellini, mi faccio chiamare Alex Ghibellini perché, come capirete, da buon commerciale, primo quarto d'ora di rapport lo creo spiegando da dove nasce il mio. Per cui sono un po' diverso dagli altri, faccio le cose in maniera strana. Il signor Sidari si vede che Giorgio ha inteso che magari c'è qualcosa che mi assilla maggiormente. Vi porterò, magari sforiamo, però spero di no, vi porterò qualche esempio di quello che è, diciamo, l'utenza dei chat. Adesso devo alzare ovviamente il volume di questo e poi staccare da qui e infilare. Scusate se premo, ma ci mancava ovviamente. Quindi vediamo se abbiamo messo. Sì. Hey Google! Hey Google! Hey Google! Proviamo. Ok Google. Ok. Quindi abbiamo già un risultato. C'è un famoso spot del piano. Come potete vedere, l'utente sta cercando di far funzionare qualcosa. Facciamolo manualmente. Perché funzionava, ma non abbiamo sentito come sono le casse poco fa, non ho capito perché. Buongiorno. Visualizzazione immagini pertinenti. Ok. Good morning.
Bilder sollten passen. Quindi noi abbiamo la possibilità con Google Assistant di usare le lingue. Io ovviamente ho scelto tedesco come madrelingua, italiano, perché sapete italiano. L'altro giorno, perché ho fatto buongiorno maesera? Perché per qualche miracolo, e qui entrano in funzione un po' tutti quelli NPU, understanding sono, NLU, scusate, non ha capito la questione, mi ha dato le routine del buongiorno, sia in italiano che in tedesco. Quindi, ok Google, una parte, dobbiamo saltare questa parte, in realtà, buongiorno! Queste immagini devono... Evidentemente stasera non vuole fare la routine del buongiorno. Ho pensato di fare un'altra cosa, nel senso ho detto, perché per forza di utilizzare un apparato che conosciamo tutti, no? Google. Ho pensato di usare Skype, che come ben sapete è un prodotto di un'azienda che durante la presentazione di Windows 95 fece lo schermo blu. Quindi non aspettate, cioè funziona peggio di me. Quindi hanno fatto una cosa che è molto interessante, non ho idea quale sia la magia che ci sta dietro. Ho due telefoni di due account, uno tanto il cliente e questo è il mio account, diciamo, aziendale. C'è una chat già aperta nella quale c'è una triangolazione con lo Skype Translator, che è un bot, ok? E ho avuto il piacere di fare una chiacchierata con questo Skype Translator. Mi ha chiesto diverse cose, se voglio impostare la lingua, se voglio impostare il tono della voce, se voglio... E poi ho visto la via chiamata, l'ho provato a fare una chiamata. Mentre parlavo, io parlavo in tedesco, il commerciale sentiva una riproduzione di quello che io dicevo, tradotto da una macchina, da un chatbot, e fondamentalmente mi ha letto quel testo lì, sex, e poi l'ID della sua chiamata. Ora, se volete possiamo fare una prova in tempo reale, se qualcuno vuole rispondere alla chiamata, io posso dare a te, bello, o a lui, va bene, perché per quanto è la voce femminile mia, era un po' carino vedere. Allora, io chiamo, quindi... Hello? Ciao. Tut mir leid. Wie geht es? Come va? Vuoi parlare con me adesso? Scusate, non avevo preparato così adeguatamente la telefono, può mettere giù, direi che il test ha funzionato. Come vedete è abbastanza avanti, cioè, mi sembra un qualcosa di molto... Un utente come me, una roba del genere, dice... La digitazione vocale di Google. Non mi metto assolutamente qua a farvi vedere la prova pratica, perché chi segue il si chiama, gruppo Telegram mi vede continuamente fare errori. Perché? Perché un guido commerciale in macchina parla col cliente, ma mentre è col cliente, magari mentre è andato un attimo a prendere il documento, allora subito mandare un messaggio in azienda, eccetera, eccetera. Oggi poi ho mandato personalmente un messaggio perché ero malatissimo, quindi dicevo appunto che mi aveva chiamato la Sappo, mi avevano proposto che appunto, lo sconto, perché avevo 37 euro, sapete che mi ha poca resistenza per quanto riguarda la febbre. E parlavo in tedesco, ha capito male. Gli ho chiesto se poteva aggiungere alla lista della spesa
famosa di cui parlavi tu, la shopping list, bellissima, da quando l'ho scoperta non compro niente, però è piena di argomenti, di cose, di nemicoli, da web, da chat, da... bellissimo, però parlavo in tedesco e non ho capito male. E la risposta di Google è molto, come dire, briosa, richiama un po' quello che io ho ammiccato con Google Translate, ovviamente quella è una mia invenzione, ma chi programma questi testi ragiona molto anche sull'incapacità del chatbot per un utente di veramente fare le cose come si deve. Quindi, come diceva Sidari, non basta solo programmare, ci vuole anche qualcos'altro. No, poi vabbè, l'italiano purtroppo sono dei sistemi di autoapprendimento. Come fanno l'autoapprendimento? Prendono la statistica, che tutto il mondo ha tutto, tutto il mondo ha reso. Per cui tutti mettono la H davanti alla A, no, un 25-30%. Gli altri non la mettono, se io digito verbalmente un testo come in alto, il risultato è quello. Purtroppo AI non vuol dire solamente assistente, cioè... come si dice? Artificial intelligence. Io sono un po', come dire, tedeschizzato. In inglese. Zero. Quindi io lo chiamo assistente impedito. Queste sono un po' le mie vicissitudini. A fine sera, 20:25, vai finalmente a casa. C'è stato un problema. Fai un altro tentativo. Giustamente i casi dicono devo risparmiare per ecologica, quindi si autostimolo. Allora dico navigazione a casa e c'è qualcosa che non va, per favore riprova. Ho messo, ho cercato di andare a Lima, no? Voglio andare a Piazza Lima, ecco qui, mappa di Milano. Il navigatore, come fa? Perché adesso non mi ha fatto partire gli esercizi del mattino? Era bellissimo, vi giuro, in italiano e in tedesco identico. La routine della mattina, buongiorno. Ecco la routine del buongiorno. Good morning. Io amo di routine che amate delle songs. Vabbè. Vai a Lima. Ci penso io. Steve Van vai in Lima. For the... Non so. Vi succede anche a voi quello? Perché sono solo io che sono un tonto? O sono forse delle limitazioni? Vabbè, parliamo di cose serie. Non vi faccio vedere live perché... non ho trovato il modo di... scusate, sentite i miei messaggi, non sono capace di gestire molte cose, per cui ho fatto solo degli screenshot. Io ho diversi progetti, tra i quali questo utilizza un account, meglio, ha impostato un account business ancora non né verificato né in realtà veramente utilizzato, dove vedete che poi è tutto grigino, non è verde come WhatsApp normale, abbiamo delle possibilità di fare qualcosa di rudimentale, ma come ho scritto nella slide precedente, sufficiente a mio modo di vedere, nel senso che il mio cliente è la microimpresa, l'artigiano, negoziante, la piccola impresa con 3 dipendenti, 5 dipendenti, che ho fatto, potreste anche leggere se voleste andare a vedere la presentazione, alla fine c'è una pezza di mio curriculum, ero presidente della CNA dei giovani imprenditori della CNA. Quella gente non c'ha tempo di rivolgersi alle agenzie per fare un chatbot, usano Messenger, bottone, chiamami e portano il tubo, invece di mandare l'SMS... Passiamo ora a WhatsApp Business. Si tratta di un chatbot che io ho definito rudimentale perché è molto semplice. E la domanda è se è sufficiente per lo scopo per cui viene utilizzato. Basta installare un'app su un dispositivo, l'app ha colori leggermente differenti rispetto a quelli di WhatsApp normale, un po' grigina, ha questa funzionalità aggiuntiva di messaggio di benvenuto e di messaggio d'assenza, che in questo caso non è stato attivato. Io ho attivato per questo
cliente che è una startup di consulenza aziendale in ambito di marketing e di comunicazione, comsulenza.com, un messaggio di benvenuto. Quando qualcuno scrive a questo numero, riceve questo messaggio in attesa che poi un operatore risponda con delle risposte rapide, volendo, che può avere già preimpostato e che possono essere richiamate con un comando barra parola chiave. Chiaramente questo è un sistema molto semplice, spesso è sufficiente perché a volte basta anche solamente un qualcosa di rapido perché il cliente sia soddisfatto dal punto di vista della reazione, della reattività, dopodiché interviene subito un operatore qualificato che prende in mano la conversazione. Ovviamente il passaggio successivo per lo sviluppo di un chatbot strutturato potrebbe essere delegato a un progetto dove la parte tecnica venga affidata dei programmatori e la parte di sviluppo della comunicazione e della trattativa venga affidata appunto a me. Abbiamo fatto poi una demo, come diciamo chicca di questo intervento, un po' in omaggio ai ragazzi che hanno presentato prima di me. Non li ho fatti, diciamo, disturbare per fare questo test, l'ho fatto totalmente in autonomia, ho potuto verificare che in tre quarti d'ora ero già in grado di fare il deploy su Google e chiaramente non ha funzionato, ma perché ho io dei limiti. Il punto è che sono riuscito a creare una piccola demo che adesso vi presento. Buongiorno, sono Com, il suo personale assistente commerciale a sua disposizione 24 ore su 24. In cosa posso esserle utile? Sono a sua disposizione, ma se adesso è impegnato, posso proporle di ricontattarci più tardi. Mi servirebbe una consulenza commerciale. Mi perdoni, non ho ben compreso la sua richiesta. Potrebbe riformularla per cortesia? I loro testi per la gestione dell'ambito commerciale. Torniamo alla presentazione, che è finito, perché io più di là non sono arrivato. Ho fatto, però vi dico, ci ho messo veramente 45 minuti e sono un utonto, non sono capace di fare niente informaticamente. C'è un signore lì, Marco, gentilissimo, ieri mi ha aiutato a vincere un contest. Siamo stati, abbiamo fatto qui un posto, un bellissimo contest, e lui ha fatto tutto e io ho vinto. Per cui è stato, io credo che il futuro sia. Scusate, mi sta interrompendo, mi sta dicendo appunto che sto esagerando con la pallottola. Allora, cos'è il rapport? Il rapport commercialmente è una forma di comunicazione che permette ai due interlocutori di entrare in sintonia. Non è evidente, perché se voi mi guardate, io devo guardarvi. Se voi mi rivolgete una parola di un certo tipo, io devo, con le tecniche commerciali che vengono insegnate da Becker in poi, accompagnarvi fino al risultato. Il titolo della presentazione era chiacchiere o fatturato, non a caso perché nel seeding c'è tutto quello che è la parte delle chiacchiere e volontariamente, volutamente, non ho detto che è molto meglio il fatturato. Alzati e fattura, no? Con Gesù Cristo, il famoso meme che gira per Facebook, eccetera. Sono molto importanti anche le chiacchiere. Le chiacchiere sono il fondamento con il quale io, come promotore finanziario per un istituto di credito, per 6 anni ho accompagnato delle famiglie nel loro percorso di vita per portarle a migliorare, a garantirsi un futuro a se stessi e ai propri figli, e
dando delle indicazioni finanziarie. La parte teorica, sono laureato in ingegneria gestionale, ho fatto il master presso l'istituto che ha un'università interna, sono ovviamente stato iscritto all'albo dei promotori finanziari, ho riamato quello che facevo prima, per cui posso dire che il seeding diventa un po' quello che nella nostra vita è la stretta di mano, l'abbraccio, il dire ma sì dai vieni con me, ti do un'informazione per strada, nel rapporto commerciale, però attenzione, stiamo parlando di paesi europei, del Giappone, non della Cina, cinese pragmatismo puro, concretezza, comprare, pagare, fine, arabi lo stesso, non per cattiveria, ma io ho lavorato anche a Dubai, posso garantirvi che sono persone ossequiosissime, ma quando si parla di cose concrete vanno a sodo, ma proprio la lingua, non c'è aprimi la porta, porta aprire, i cinesi sono molto efficaci, no? E allora cosa succede? Io vi sto facendo un racconto, cioè vi sto mettendo in pratica quello che è la parte di teoria, vedo qualcuno annoiato per cui vado un po' avanti. Mi chiedevo se la call to action è proprio necessaria, ovvero se voi andate a vedere molti video di marketing, soprattutto online, c'è sempre il dogma dove il sito verticale deve avere ben in vista più volte il compra, acquista, sottoscrivi, la tua migliore email, il bottone rosso, bianco su sfondo rosso, no? È necessario, ma se il cliente si innamora del mio prodotto, secondo voi all'Apple Store ci devono mettere un bottone perché la gente faccia la fila? No. Allora, ci sono delle persone che ne hanno fatto un business, non è un guru, non è una persona che sa tutto, è una persona che era di Milano, è diventata londinese per motivi di amore, Brighton, londinese, scusate, e ha un bot su Messenger. Lo seguo da diversi anni, è una persona che ho conosciuto personalmente alla presentazione del suo libro, ha fatto un chatbot semplice, ma la cosa che io ho trovato molto interessante e non ve l'ho messa apposta qui è che se voi andate su Marco Montemagno, m.me/Marco Montemagno, vi presenterà il perché del chatbot. Cioè si è autopromosso fin da subito, la prima parola che lui dice, io sono un chatbot, questi sono i miei risultati, bam 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 bam, redemption, qui non c'è scritto, andatevelo a cercare da soli, non faccio pubblicità per Marco, ne sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di conoscerlo, di aver letto un libro di cui conoscevo tutto il contenuto, l'ho pagato volentieri perché nel tempo mi aveva già dato il contenuto, chiaramente qui c'era una faccia che sorrideva, evidentemente la sera è un po' più quadrata. Non so, ditemi voi quali sono le vostre domande e se avete delle domande complicate ovviamente le facciamo dopo aver bevuto. E se non ci fossero domande vi inviterei a sentire Paolo se possiamo già andare a mangiare. Sì, certo, però prima... Bunga. Nessuno vuol chiedere nulla? Eccola qua. Ma perché non c'hai? Non si è chiesto. Non volevo. Volevo vedere come andava da solo. Io sono un tonto. Io quando vado dai clienti entro in azienda e faccio il cliente. Okay. E solamente se fai il cliente davvero, anche sotto mentite spoglie, sai come va. Se no è sempre edulcorato. Se... Heisenberg dice che per misurare una certa roba. Uno dice una misura, no? È la stessa cosa. Per cui credo che il futuro dei chatbot sia infinito. Tu davi dei numeri che io volutamente non ho riportato, perché figurati se un'azienda professionale come la vostra non dà un panorama, una panoramica. Ho sperato che lo faceste, perché non ho trovato dati. È difficile trovarli. Ho trovato che Bixby, così diciamo tra di noi sul gruppo di Telegram, ha un share dal 3 al 6%. Dato certissimo. No, allora, non avete domande? Io non ho domande. Cosa ti chiedono i clienti in merito ai chatbot? Funziona?
Questa è la prima? No, era quella prima. Non è la prima. Prima di chiamarmi, mi chiamano solo quelli che sanno che funziona, mettiamola così, perché ancora non c'è la percezione che è uno strumento. Cioè, siamo ancora a un livello di ignoranza dell'esistenza dei chatbot. Perché tanto non funzionano. Io ho due figli, quello sicuramente. Come si chiamava quello del lavoro, quello della mela? Steve Jobs. No? Diceva, meglio fatto, no? Meglio fatto che perfetto. Allora, fare una cosa male può allontanare i clienti. Ma se quei clienti non fossero mai arrivati, quei pochi che arrivano sono in più. Abbiamo insegnato che un cliente in più è una redemption in meno. Come si dice quando si torna indietro che il cliente vuole andare via? Retention. Purtroppo la serata volge al termine anche per me, io ho lavorato oggi. Quei tre quarti d'ora erano la mia pausa nel lavoro. Però potrei anche dire che l'attività, che il futuro dei chatbot è verso una maggiore presa di coscienza. Bisogna fare molto lavoro però, cioè, non solo voi, anche gli opinion leader, bisogna che, cioè, Marco Montemagno è un opinion leader che fa sapere che esiste, e lui ha fatto una skill di Amazon Alexa credo 5 anni fa, che la gente neanche era appena uscita in America, Amazon Alexa, cioè, lui aveva già fatto la skill, per cui ovviamente lui è un tech, è uno dei persone che fanno le cose prima degli altri, sono più il termine in inglese, e early adopter. Very good. Grazie. E fondamentalmente è una persona che io stimo tantissimo. Non troverete sicuramente informazioni così interessanti come le sue, però magari posso darvi una mano a vedere le cose da un punto di vista un po' differente. Non è una marchetta, perché io comunque, come ho detto anche a Paolo, vengo come utente, ovviamente ho un'attività imprenditoriale, mi occupo di consulenza aziendale trasversalmente, parlo quattro lingue, quindi se vi interessa c'è tutto alla fine della slide, c'è tutto chi sono eccetera, la presentazione è raggiungibile dal link in basso, quella è la call to action che io sto facendo, io sono il bottone. Niente, finito, se non avete più domande, non avete più domande, sono le foto, a me i selfie, quelli a pagamento sono per me. Va bene, grazie.